Emilian Auto, la città dell'auto. Keynes Moore. Il presupposto di Bucanove, intanto chiedo scusa dell'assenza di cravatta, ma l'ho dimenticato in un altro posto. Il presupposto di Bucanove nelle ultime puntate è quello di essere una positiva Kinder House del golf. Oggi abbiamo un sacco di ragazzi, ma anche della gente adulta molto importante, su cui abbiamo anche fatto un servizio. Secondo tradizione recente, abbiamo una persona giovane finalmente fra due babioni come me, Ivano Serantoni. Buonasera Presidente. Buonasera. La persona giovane si chiama Gaia ed è una giovane golfista del Golf Club Focchi, vero? Sì. Bene, dopo ti faremo parlare convenientemente. Buonasera Presidente, anche lei. Buonasera a tutti. Buonasera Maurizio Cocchi. Ma buonasera Alberto. A Redo ci dà un servizio mercoledì scorso. Sì, esatto, una bellissima serata, dopo poi la faremo vedere. Molto bene. Buonasera Camilla. E buonasera Romano. Camilla saluta, buonasera. Buonasera Romano, che si è vestito da golfista. Da golfista. No, vengo dal golf. Esatto, di media stagione. E buonasera di cuore a due coach professionisti che ci vengono a trovare, che sono Andrea Favaretto e Luca Salvetti. Buonasera a entrambi. Buonasera, buonasera. Alle loro spalle un'altra nutrita pattuglia di giovani castellani. Terrei l'uomo per ultimo? No. Cominciamo per prima, allora, va bene, non ti faccio impazzire assolutamente. Andiamo con il nostro amico che si chiama Angelo. Buonasera Angelo. Buonasera Martina. Buonasera. E buonasera Rachele. Buonasera. Rachele è la nostra Angelo, Rachele è la nostra mascottina. Quanti anni hai Rachele? 7. Ma abbiamo avuto anche gente più piccola, quindi assolutamente non ti devi preoccupare di niente. Allora, caro Ivano, io farei cominciare a te, perché oggi è una puntata che dedichiamo molto alle iniziative che ha fatto il Golf Club Le Fonti, ma ovviamente nelle prossime settimane ci dedicheremo anche agli altri golf. Mercoledì scorso c'era Modena. Come hai composto questo pacchetto di mischie che oggi hai portato? Come e perché lo hai composto? Ma l'ho portato sul filo conduttore di quello che è successo mercoledì scorso, cioè la presenza di Andrea e di Luca al Golf Le Fonti. C'è stata una serata che dopo vedremo, molto importante dal punto di vista dell'apprendimento golfistico, ma più in generale del coaching, e tutti questi ragazzi erano presenti con un grande interesse, quindi me li sono portati dietro perché... E nessuno si è appisolato. Nessuno si è appisolato. Che i due ragazzi sono bravi. Assolutamente. Anzi, li ho interrogati... Anche chi ha preso appunti. Li ho interrogati in macchina, erano tutti preparatissimi, quindi li ho portati per dare la testimonianza che i giovani sono il futuro del golf. Assolutamente, farei intervenire Romano e i due coach al termine di questo primo giro, ma allora mi è stimolato una curiosità, me la stimola Ivano Serantoni, cominciando con Gaia. La cosa più interessante che ha preso da questa, dopo parliamo di golf, del perché hai cominciato, quando hai cominciato, intanto partiamo dall'attualità. Tu eri presente mercoledì sera, Sì. Se c'è una cosa che ti è rimasta dentro, qual è? Che, cioè, la cosa principale è che ci sono molte variazioni di coaching, che è una cosa che io prima non sapevo di sicuro, ma che mi ha molto, cioè, interessato, anche perché il nostro allenatore le ha all'interno tutte e tre, sia severo, sia giusto e sia molto... come si può dire, concentrato sul nostro futuro. E la cosa più bella è che hanno parlato di cose che io non sapevo e non riuscivo neanche a interpretarla all'interno della mia testa, infatti mi ha incuriosito molto. 12 parli e mezzo. Parli molto meglio di un parlamentare, ti dico subito, ma nettamente meglio, vero Romano? Nettamente meglio. Sui re giovani, perché la freschezza, la naturalezza con la quale loro parlano dà veramente dei punti
Assolutamente, le persone più adulte. Completiamo il giro di ragazzi, dopo facciamo parlare ovviamente i nostri ospiti Andrea e Luca. Al microfono Rachele, quindi tocca a Rachele. Prima domanda, eri presente alla serata o ti ha mandato a letto? C'eri? Non c'ero. No, non c'eri. Certo. Allora ti chiedo questo, giochi a golf da quanto tempo? 2 anni. Un anno. E cosa ti piace il golf? Che è bello andare in campo perché c'è tanta gente così e ci sono tante cose belle, animali così e poi sì. C'è la pallina e poi, sì. E poi si deve anche giocare, quindi è bello anche giocare. Passa il microfono a Martina e ad Anzo. Martina, eri presente alla serata? Io sì. Ecco, che cosa ti ha lasciato la serata? Tu quanti anni hai innanzitutto, Martina? 12 anni. 12 anche tu, ok. Mi è interessato molto perché non sapevo molte cose che dopo sono riuscita a scoprire e mi sono divertita molto quella serata e hai avuto l'impressione che poi saresti riuscita ad applicare alcune cose che ti hanno, che hai sentito che ti potrebbero aiutare a giocare meglio? Sì. Sì, soprattutto l'address, perché io non mi addresso bene, quindi quella lì è una cosa che ho scoperto che è molto importante. D'accordo l'addresso, ma io credo che loro abbiano anche cercato di spiegarvi alcuni concetti. C'è qualche concetto che hai metabolizzato e hai cercato di metterlo in atto? Non solo la parte tecnica del golf. Parliamo di parte mentale. Sì, allora, della concentrazione sapevo molte poche cose che poi ho scoperto grazie a quella serata. Molto bene, sentiamo bene. Anche Angelo. Il nostro amico Angelo. Scusami, sì, no. Maurizio. Angelo. Allora, la serata è stata molto bella e ringrazio Luca e Andrea per essere venuti qui a spiegare concetti molto difficili che magari per alcune persone non era scontato sapere. A me è rimasto impresso l'ultima parte che ha detto Andrea sulla mentalità, perché se uno sbaglia un colpo, una buca, non si deve, come dire, andare in depressione perché ha sbagliato, perché dopo si porta indietro tutto lo sbaglio. Però volevo dire che il fatto che di sbagliare una buca può capitare anche ai giocatori che giocano a livello molto alto, ai giocatori del tour, comunque loro hanno la capacità di annullare con la buca e di andare avanti, di recuperare, cosa che magari alcune persone di alcuni circoli non riescono proprio a fare perché pensano ancora allo sbaglio che hanno fatto. Quindi grazie a questa serata io ho imparato che la testa, la strategia servono molto nel gioco, perché non si dà mai per scontato che la strategia sia semplice da applicare. Angelo era in prima fila, eh. Sì, complimenti Angelo, devo bravo. Dire, molto bravo, secondo me, veramente, adesso è ovvio che ci rivolgiamo ad Andrea, Luca, poi abbiamo tutta la sera per parlarne, tranquillamente, ma mi sembra che se c'è un termometro della soddisfazione rispetto ad aver fatto una lezione, le cose che hanno detto i ragazzi possono essere un termometro importante. Cioè, potreste essere orgogliosi. Assolutamente, soprattutto a questa età, perché non sì. È facile avere delle consapevolezze o comunque sia prendere questi messaggi, sono concetti, come ha detto Angelo, non semplici, o meglio la maggior parte della gente non le reputa semplici, cerchiamo di metterle giù nella maniera più semplice possibile, però assorbirli, farne tesoro a questa età è importantissimo, indipendentemente dal gioco del golf, perché è una metafora pazzesca anche da portare nella vita di tutti certo, i giorni. Certo, no, volevo chiederti Andrea, lo chiedo a te e a Luca, intanto siete golfisti? Luca è un golfista. Sì, tu quindi lavori più sulla parte mentale. Ok, quindi vi siete un po' divisi il lavoro. Luca, dici qualcosa anche tu. Per certi versi sì, siamo partiti da un concetto fondamentale che va oltre, diciamo, l'attività giovanile, che è quello della gestione della performance, che è un termine che al giorno d'oggi viene usato tanto, anche spesso in modo improprio. Partendo da questo presupposto abbiamo anche cercato di definire quelli che sono i pilastri che ne fanno parte.
c'è una parte ovviamente mentale della quale si occupa Andrea, c'è una parte tecnica legata al gioco del golf che è fatto di gestualità molto precise, poi c'è una parte fisica che è quella in cui si cade, diciamo, cade il mondo dell'apprendimento. Io che sono un esperto, diciamo, un addetto ai lavori per quanto riguarda la motricità, con Andrea ho cercato di dar vita a una nuova modalità per poter utilizzare il golf per creare delle certezze anche da un punto di vista della persona, quindi di educare i partecipanti a questo tipo di esperienze ad apprendere e a gestire molto meglio quello che è il dialogo interiore, tutto quello che fa parte. Quanti incontri avete fatto di questo tipo più o meno? Noi migliaia. No, singolarmente no, intendo dire in ambito di circoli golfistici se ne avete frequentati. Questa è la presentazione, però diciamo che sono ormai più, io ho 25 anni che mi occupo di coaching e Andrea più 20. O meno, un po' meno, ma siamo lì. Com'è accaduta in mano la scelta? No, scusami, ma rifletto, vai tu. No, dicevo, infatti è molto bello il fatto che siano già rimaste tante cose a questi ragazzi, certo, ed era la serata di presentazione, quindi non era neanche le lezioni. Cioè non era neanche la lezione di coaching vero e proprio. Ok, avete presentato un modello. Io potrei essere una chiave sulla quale potrebbero lavorare molto, ma anche non se so non sono golfista. Risultati. Sì, sì, ma ecco, Ivano, il contatto come è avvenuto, che cosa intendevi dare e che cosa effettivamente hai dato ai tuoi soci? Io credo da sempre che anche per gli altri circoli di golf ci stanno seguendo. Certo, io credo che da sempre nel mondo del golf ci sia ancora uno spazio di sperimentazione amplissimo. Quando Luca è transitato presso il Golf Le Fonti per un altro evento, mi ha spiegato questa cosa, io l'ho arpionato immediatamente e gli ho chiesto se era possibile presentare per la prima volta in Italia questo tipo di approccio didattico. E li devo ringraziare pubblicamente perché hanno accettato questo tipo di invito e la serata è solo stato un flash di presentazione, certo, di un metodo didattico. Non è per far pubblicità, ma con Luca sono stato un paio d'ore in campo pratica e ne ho riscontrato benefici immediati. Purtroppo la mia fisicità ha avuto un crollo spaventoso, mi sono bloccato con la schiena, mi hanno riportato in clubhouse in barella quasi. questo dipende esclusivamente dall'anagrafe. Credo che invece le scoperte che questo tipo di didattica a 360 gradi, perché non parliamo solo di golf, ma parliamo anche di tutti coloro che hanno bisogno di gestire le proprie emozioni, le proprie emotività per migliorare le proprie prestazioni, e sia un ambito che sia ancora poco conosciuto e poco sviluppato, deve avere un maggiore spazio, ed è per questo che assieme abbiamo progettato questa iniziativa, siamo qui per diffonderla come una nuova opportunità che diamo a tutti i giocatori di golf, non solo del Golf Le Fonti, ma a tutti coloro che giocano golf e agli imprenditori che hanno necessità particolari. Perfetto. Anche perché Alberto, una cosa che ho trovato veramente molto interessante è sia la parte di coaching applicata al golf, ma anche il golf come forma di coaching nella vita e nell'imprenditoria. Questa è la tesi romana, cioè il golf come forma di coaching è la tesi romana. È esattamente il concetto, ma quello che a me fa piacere è che questi signori, questi ragazzi dedicano il loro tempo e c'è molto da seminare, e sapete perché, ne parlavamo prima, lo smartphone ha rovinato la comunicazione. Io lo proibirei certe volte perché siamo diventati vittime e loro stanno riportando tutto nella normalità e nella realtà, ed è un compito gravoso, ma vi faccio i complimenti perché... Domanda prima di andare in pausa ai ragazzi: quante volte abbiamo guardato Facebook durante, o Instagram o qualcos'altro durante la lezione? Durante la lezione? Mai. Mai. Questo vuol dire che ti sei concentrato. Anche perché sinceramente ascoltando il loro discorso mi veniva poco l'impulso di prendere il telefono e fare altro, perché sapevo che se mi perdeva anche solo un pezzo perdevo il filo della conversazione e dopo non riuscivo più a riprendermi, quindi preferivo ascoltare e conoscere cose nuove, certo, che guardare la... No, giustamente, cioè, non hai avuto tempo e modo, uso una brutta parola, di cazzeggiare, cioè, sì. ti sei concentrato. Alberto, ma vedi, io vorrei far parlare un po' loro sui loro metodi, quello, certo, che si propongono, ma perché credo, è veramente, scusami Romano, che questo sia contenuto anche nel servizio esterno che abbiamo fatto con Maurizio, che appena dopo la pausa vediamo. Quindi adesso io darei più spazio a questa seconda parte, proprio raccogliendo l'input di Romano, per cui andiamo in pausa leggermente anticipatamente, così quando rientriamo a chi abbiamo il servizio lo commentiamo.